finire in tragedia quando nella notte a San Cataldo un uomo che prendeva a sprangate un portone ha visto i carabinieri ed ha sparato loro un colpo con la pistola scacciacani prima di scappare per le vie del paese. Fortunatamente gli uomini dell'arma con grande sangue freddo non hanno risposto immediatamente. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 3 del mattino quando una telefonata al 112 avvertiva che in centro c'era un uomo con un bastone che prendeva a colpi un portone. Lui era Giuseppe Biancheri, 22enne di San Cataldo, già gravato da precedenti penali e per ragioni personali prendeva a sprangate appunto il portone di casa dei genitori dell'ex fidanzata. Completamente ubriaco, dopo aver sparato ai carabinieri e spaccato, ma è stato subito preso ed arrestato per porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale.